Ventesima edizione per Ardesio Divino, la mostra enogastronomica che ormai ha legato indissolubilmente il suo nome al paese dell'Alta Valseriana, e quest'anno una novità, è nata un'associazione proprio per organizzare Ardesio Divino. Sì, allora Ardesio Divino ormai la formula è studiata e rodata, quindi l'abbiamo mantenuta praticamente identica, tutti gli anni cerchiamo di aggiungere qualcosina per renderlo sempre migliore, però è praticamente sempre la stessa bellissima manifestazione con tutti i produttori nel centro di Ardesio. Quest'anno è nata la nuova associazione ADV APS, che è un'associazione nata apposta per fare Ardesio Divino, visto che comunque la mole di lavoro e il tempo che impiego durante tutto l'anno era molto per altre associazioni, si è deciso di farne una separata dove ci sono persone che seguono ad hoc questa cosa. Quest'anno la Proloco ci ha dato comunque una grandissima mano, si cerca sempre di collaborare a Ardesio, però ecco, è stata creata una nuova associazione. E appunto, come detto, non è mancata nemmeno quest'anno la collaborazione, direi, del paese di Ardesio, siete davvero tanti volontari. Sì, allora la manifestazione impegna, penso, io dico almeno 200 volontari, poi di preciso non lo so, perché tra mamme, papà, i bambini delle mamme, dei ragazzi che ci danno una mano praticamente tutti, e quindi davvero ha risposto, anche se non è organizzata dalla Proloco, in maniera bellissima come tutti gli anni. Anche quest'anno la regia di Ardesio Divino è affidata all'enogastronomo Paolo Tegoni. Cos'ha di speciale questa ventesima edizione? Beh, ha di speciale sempre la cultura gastronomica, l'alta qualità dei prodotti che vengono proposti in questa ventesima edizione, anche in ricordo e in onore di Luigi Veronelli nel ventennale della scomparsa. Produttori che arrivano da tante regioni italiane, abbiamo nuovi inserimenti. In più quest'anno c'è un arrivo anche dal bordolese, quindi potrete assaggiare un vino rosso del Bordeaux particolare, e vi aspettiamo. Abbiamo sentito un'edizione dedicata a Luigi Veronelli, c'è in programma domani un evento speciale. Esatto, domani sera alle ore 18 qui a Ardesio, assieme a Omar Pedrini degli ex Timoria e al giornalista Paolo Confallonieri, metteremo in atto un dibattito, un incontro dedicato appunto a questa figura straordinaria qual è stata Luigi Veronelli per la cultura in generale e per la cultura enogastronomica italiana. Quindi alle 18 chiaramente Omar suonerà qualcosa in onore e discuteremo a lungo a riguardo di Luigi Veronelli. Vi aspettiamo.